Sei al matrimonio di Aaron e Cleo. Ecco Aaron, qui da solo. Quale delle tre signore è la sua novella sposa? È questa qui. Guarda, c'è il suo nome sul braccialetto. Cleo. Tre bambine stanno litigando per una bambola. Appartiene a una di loro, ma ciascuna dice che la bambola è sua. Secondo te a chi appartiene la bambola? È di questa bambina. Vedi, lei e la bambola hanno i vestiti abbinati. È Halloween e alcune persone si sono travestite da fantasma. Ma c'è un vero fantasma tra loro. Chi pensi che sia? È questo perché non ha l'ombra. Tre amici sono andati in campeggio. Due di loro sono umani, mentre uno è un robot. Guarda bene l'immagine e dimmi secondo te qual è il robot. Deve essere questo ragazzo. Guardiamo le impronte che hanno lasciato. Le impronte di questo ragazzo sono impronte di pneumatici, davvero insolito per un umano. Amanda e sua mamma stanno partecipando a un quiz televisivo. È l'ultimo turno e Amanda deve indovinare quale di queste donne è sua madre. Entrambe hanno una maschera, quindi Amanda non può vederle in faccia. Riesci ad aiutarla? Presta attenzione al colore dei capelli delle donne. Amanda ha i capelli rossi. Anche questa donna ha i capelli rossi. Sarà sua mamma. In ogni caso, Amanda sicuramente sa di che colore sono i capelli di sua madre. La polizia locale è stata informata che in città ci sono persone sospette. I poliziotti cominciano ad andare in giro a chiedere la carta d'identità. Ti mostro le persone a cui la chiedono e tu decidi chi è sospetto. Ad esempio, questo qui. Secondo te? Guarda la sua data di nascita. No, non è di certo una carta d'identità vera. Ecco un'altra persona. Cosa pensi di questa donna? Leggi il nome del posto in cui vive. C'è solo il nome di una città, senza stato né paese. Sì, anche questa persona è sospetta. La prossima è questa giovane signora, ed ecco la sua carta d'identità. Vedi niente di sospetto? A me sembra a posto, la lascerei andare. Eccone un altro, cosa ne pensi? Questa volta fai attenzione alla foto. Tutti i documenti devono avere una foto su sfondo bianco. Questa carta d'identità non è ufficiale e lui è tra i sospetti. L'ultimo sospetto per te. Che ne dici? C'è niente di strano di cui dovremmo preoccuparci? No, lui è a posto. Lasciamolo andare. Una ricca signora, Mrs. Reed, sta cercando una persona che l'aiuti a fare le pulizie in casa ogni settimana. Ha invitato tre candidati e ha chiesto loro perché vogliono il lavoro. Amelia ha detto che vuole guadagnare dei soldi durante l'estate per fare un viaggio con i suoi amici. Colton ha detto che sua madre l'ha obbligato a fare qualcosa in estate, così non passa la giornata a giocare ai videogiochi. Danica ha detto di essere assolutamente al verde e di aver bisogno di denaro per sopravvivere. Quando se ne sono andati, Mrs. Reed si è accorta che la sua collana di diamanti era sparita. Ha immaginato che l'avesse rubata un candidato, così li ha invitati di nuovo. Guardali e cerca di capire chi è il ladro.
E Danica ha detto di essere al verde. L'ultima volta che era stata lì aveva indossato dei vestiti vecchi. Ma guardala adesso, ha dei vestiti nuovi, orecchini d'oro e un iPhone. Ha rubato la collana e poi l'ha venduta. In una nevosa giornata d'inverno, la polizia ha ricevuto una telefonata perché una delle case del vicinato era stata svaligiata. Un detective è andato a controllare, ma tutti i vicini hanno detto di essere rimasti in casa per via del tempo. Eppure, il detective ha capito chi stava mentendo. Chi è il principale sospettato? La persona che vive qui. Ha detto di essere rimasta in casa, ma ha ovviamente parcheggiato l'auto dopo che aveva già iniziato a nevicare. Vuol dire che l'auto è stata via per un po'. Per quale altro motivo avrebbe dovuto mentire? Nuovo giorno, nuovo crimine. Mr. Spencer, un uomo d'affari, è stato derubato. Ha detto che teneva la sua pesante cassaforte piena di denaro in camera da letto. Ora è sparita e lui è preoccupato perché non ha prove per dimostrarlo. Ma il detective gli crede e gli chiede altri dettagli. Come fa il detective a sapere che l'uomo non è un bugiardo? Ci sono delle ammaccature sul pavimento, come se ci fosse stato appoggiato qualcosa di pesante per molto tempo. C'è stata un'altra rapina in una piccola città. Il sospettato principale è Damon, il vecchio amico diventato nemico della vittima, nonché suo ex socio in affari. Il giorno dopo, il 7 agosto, il poliziotto fa visita a Damon, ma lui non è in casa. Quando la polizia riesce a parlargli al telefono, Damon dice di essere in vacanza in Grecia da una settimana. La polizia perquisisce l'appartamento. Quando il detective si guarda attorno, capisce che Damon se n'è andato da poco. Come lo capisce? Guarda il calendario sul muro. È fermo al 6 agosto, cioè il giorno del furto. Se Damon se ne fosse andato una settimana prima, il suo calendario sarebbe fermo su una data posteriore e non sul giorno precedente. In una piccola cittadina, qualcuno ha rubato tutte le crocchette di pollo da un negozietto. La proprietaria chiama la polizia, che inizia le indagini. Ci sono tre sospetti. Mr. Jones dice che a quell'ora era già al lavoro. Mr. Collins dice che la sua famiglia è vegana, quindi non sono interessati alle crocchette di pollo. Mr. Martin dice che la polizia lo ha appena svegliato. Chi è il bugiardo? Il ladro è Mr. Collins. Dice che la sua famiglia è vegana, ma guarda, ha delle galline. È strano, no? Qualcuno ha rubato una bici in un piccolo paesino e la polizia sta lavorando sodo per acchiappare il ladro. La polizia ha dei sospetti su alcune persone, tutti adolescenti. Eva dice che è uscita con degli amici ed è appena tornata. Brian dice che sua madre gli ha fatto dipingere la staccionata e Caleb dice che era ai giardinetti a giocare con suo fratello. Chi ha mentito? Brian, guarda, la staccionata è rossa, ma non ci sono tracce di vernice sull'erba. Quindi non è vero che la staccionata è stata appena dipinta. Aiko e Delia sono sorelle. Aiko è al verde, chiede a Delia di prestarle dei soldi, ma Delia rifiuta. Pochi minuti dopo, Delia scende al piano di sotto e Aiko nota che ci sono 20 dollari sul tavolino. Così li prende con l'intenzione di restituirli una settimana dopo. Quando Delia torna e chiede dove sono finiti i suoi soldi, Aiko dice che per colpa del vento sono volati fuori dalla finestra. Delia non le crede e le chiede di restituirle il denaro. Come ha fatto a capire che era una bugia? Se un colpo di vento fosse entrato nella stanza, niente sarebbe volato fuori dalla finestra. I soldi sarebbero caduti sul pavimento, ma non sarebbero andati nel verso contrario. Sei pronto? Cominciamo! Nash lavora con tre donne, Madison, Samantha e Gabriela, ed è innamorato di una di loro. Dai un'occhiata all'immagine di tutte loro con lui. Riesci a dire di quale è innamorato? Gli psicologi dicono che tendiamo a puntare i piedi verso la persona che ci piace.
I piedi di Nash puntano verso Madison, quindi la sua cotta segreta deve essere lei. Un gruppo di amici, Abby, Beck, Tom, Flynn e Ethan, stavano trascorrendo una serata insieme. Abby sapeva che la sua migliore amica Beck aveva una cotta segreta per uno di loro, ma non le aveva mai detto chi fosse. Ad un certo punto Beck ha fatto una battuta e tutti hanno iniziato a ridere. Abby ha visto qualcosa e ha immediatamente capito chi era la cotta di Beck. Riesci a capirlo anche tu? Quando le persone ridono, guardano coloro che gli piacciono, quindi basta vedere chi sta guardando Beck. Oh, sembra che sia Tom. Emily ha vinto la lotteria e ora può scegliere un premio. Ci sono tre opzioni: una Ferrari nuova di zecca, una borsa Gucci e delle scarpe Jimmy Choo. Dai un'occhiata e di quale premio dovrebbe scegliere. Emily dovrebbe scegliere la borsa. I loghi della Ferrari e di Jimmy Choo sono sbagliati, quindi l'auto e le scarpe sono finte. Esme si è persa nella foresta, di nuovo. Questa volta ci ha messo poco a trovare la casa della strega. Ha accarezzato il gatto e ha chiesto se la strega potesse farla uscire dalla foresta, di nuovo. La strega ha detto di sì, ma a una condizione. Esme doveva risolvere un indovinello. Se ci fosse riuscita, la strega l'avrebbe rimandata a casa, e se avesse fallito, Esme sarebbe rimasta per sempre con la strega e il gatto. Esme era d'accordo. La strega le diede tre bastoncini e le chiese di trasformarli in sei senza romperli. Esme è riuscita a risolvere il compito. Come? Tre bastoncini sono sufficienti per fare un 6 in numeri romani. Così. Dai un'occhiata a queste due donne che stanno andando all'opera. Riesci a dire quale è una modella popolare? Entrambe hanno le borse di Louis Vuitton, ma dai un'occhiata più da vicino ai loghi. Il logo a destra è sbagliato, quindi la borsa deve essere falsa. Significa che la donna a sinistra è quella popolare. I Miller e i Johnson stanno andando in vacanza. Riesci a dirmi quale famiglia ha una figlia? Dai un'occhiata alle valigie. I Miller hanno due valigie, i Johnson ne hanno tre. Quella in più deve essere della loro figlia, che probabilmente in questo momento è fuori. Spostiamoci in Norvegia. Dopo la pausa natalizia, due gemelle, Alicia ed Ada, sono andate a trovare la madre. Tuttavia, una delle sorelle ha un fidanzato che vive in Thailandia, che è andata a trovare poco prima. Qual è delle due sorelle? La Norvegia è un paese freddo, inoltre è inverno, ma a differenza della sorella gemella, Ada è abbronzata. Probabilmente è appena stata in un paese caldo, come la Thailandia. Deve essere stata dal suo ragazzo, quindi deve essere lei. Un chimico ha scoperto un nuovo elemento. Tre giorni dopo è improvvisamente scomparso. Ben, il suo tirocinante, deve finire il lavoro dello scienziato. Tuttavia tutti i dati sono sul computer dello scienziato e Ben non conosce il codice. Sa solo che la password è il nome della figlia, che però lui non conosce. Per fortuna c'è un indizio. Riesci a indovinare il nome della figlia? Suo padre è un chimico, quindi la chiave deve essere qualcosa legato alla chimica. Per esempio, la tavola periodica. Il nono elemento è il fluoro, che è F. Il 53esimo elemento è lo iodio, ed è I. Poi c'è l'ottavo, che è l'ossigeno, O. E l'undicesimo elemento è il sodio, che è Na. Quindi il nome della figlia è Fiona. E questa è la password. Il signore e la signora Murphy stanno facendo una passeggiata in un parco con tre ragazze, Adeline, Kylie e Sienna. Due sono le nipoti e l'altra è la figlia. Riesci a dirmi qual è la figlia? La figlia è Adeline. Dunque, sia il signore che la signora Murphy hanno gli occhi azzurri. Significa che anche la figlia ha gli occhi azzurri. Adeline è l'unica ad averli. Tre ragazze, May, Regan e Tessa, sono andate a una festa e hanno detto di essere delle famose top model.
Tuttavia, due hanno mentito. Riesci a indovinare quale ha detto la verità ed è davvero una famosa top model? Indosserà una vera borsa firmata e non una falsa, guarda! I loghi delle borse Dolce & Gabbana di Reagan e Tess sono sbagliati, quindi queste ragazze mentono. Sembra che la modella sia May. Gabrielle ha visto una bella donna al parco e le è andato incontro. Hanno parlato per ore, così ha saputo che è un'insegnante di musica, che ha tre fratelli e una nipote. Gabrielle le ha chiesto di uscire, ma la donna ha detto che lo avrebbe fatto solo se lui avesse indovinato il nome di sua nipote. Gabrielle le dice che è impossibile e chiede un indizio. La donna gli dice solo due parole. 3, 6. Puoi aiutare Gabrielle a indovinare il nome? Ricorda, è un insegnante di musica, quindi deve essere in qualche modo collegato alla musica. Ricordiamo le note musicali. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La terza è mi e la sesta è la. Se le mettiamo insieme, otteniamo Mila. Questo è il nome della nipote. Evviva, usciranno insieme! Alla fine della ricreazione, Elle è tornata in classe e ha trovato un biglietto d'amore sulla sua scrivania. Ha cercato di capire chi potesse averlo scritto, ma senza successo. Tuttavia aveva tre sospettati, degli studenti che erano sempre molto gentili con lei. Così è andata da loro e gliel'ha chiesto. Martin ha detto che era impegnato a finire di fare i compiti. Owen ha detto che stava scorrendo sui social e non aveva scritto niente. Anche Liana ha negato di aver scritto un biglietto e ha detto che era stata in bagno. Tuttavia Elle ha capito chi era stato. Tu ci riesci? Guarda, le mani di Liana sono coperte d'inchiostro. Se fosse stata in bagno sarebbero pulite. Quindi deve aver mentito e deve essere stata lei a scrivere quel biglietto. Ehi, non fare la timida! Dopo una pausa estiva, gli studenti sono ritornati a scuola. Quattro amici hanno iniziato a parlare di quello che avevano fatto durante l'estate. Si è scoperto che tutti avevano viaggiato. Edison ha detto che con la famiglia era stata in Moldova per visitare la nonna. Ash ha detto che con la sua ragazza era stato 2 mesi in Venezuela. Joshua ha detto di aver visitato Narnia e Kira è stata in diversi paesi asiatici. Tuttavia, uno di questi ragazzi è rimasto a casa tutta l'estate. Riesci a dirmi chi? Joshua, Narnia non esiste. Probabilmente ha letto un sacco di libri quell'estate. Dan si è ritrovato in una prigione buia e non riesce a ricordare come ci sia arrivato. Ma non gli importa perché proprio davanti a lui ci sono 3 casse. Una è piena di monete d'oro, un'altra è piena di monete d'argento e la terza è piena di diamanti. Può portare con sé una sola cassa. Tuttavia, fuori c'è un vampiro ad aspettarlo. Cosa dovrebbe fare Dan? Dan dovrebbe portare la cassa con le monete d'argento. I vampiri hanno paura dell'argento, quindi potrà facilmente superarlo. La signora Harrelson ha detto che qualcuno era entrato in casa sua e aveva rubato l'orologio d'oro di sua nonna. Il detective Callum era pronto per il caso e ha interrogato la donna. La signora Harrelson ha detto che stava passando l'aspirapolvere al piano di sopra quando ha sentito dei rumori alla porta, poi dei passi. Aveva paura, quindi non è scesa fino a quando il ladro non se n'è andato. Quando è scesa ha scoperto che l'orologio era stato rubato. Il detective Callum si è rifiutato di procedere perché è convinto che la donna mentiva. Come mai? La signora Harrelson ha detto che stava passando l'aspirapolvere quando ha sentito dei rumori. Ma non sarebbe stato possibile perché l'aspirapolvere fa molto rumore e non avrebbe sentito niente. Hope e Luke sono una coppia di New York. Luke ha da poco ottenuto un nuovo lavoro ed è partito per un viaggio in India. Nel pomeriggio Hope ha chiamato il suo ragazzo e gli ha chiesto cosa stesse facendo. Luke ha detto che stava pranzando e che presto sarebbe andato a un incontro di lavoro. Quando Luke è tornato, Hope l'ha lasciato. Come mai? Quando è pomeriggio a New York, è notte in India. Tuttavia, Luke ha detto che avrebbe pranzato e poi sarebbe andato a un incontro. La gente non fa queste cose di notte. Ha mentito e probabilmente non era in India.
Austin è stato rinchiuso in una stanza che sarebbe esplosa dopo pochi minuti. Ah, come lo capisco. C'era una sola via d'uscita, ma la porta era chiusa e richiedeva un codice. Dai un'occhiata al suggerimento e indovina qual è il codice. Ogni numero è il numero di linee che compongono la lettera. Sono necessarie 4 linee per la E e la M, 2 per la V, 2 per la T e 3 per la Z. Seguendo questa logica, il codice è 1, 3, 3, 2. Ottimo lavoro! Ti aspetta una lunga notte e già ti senti stanco. Entri in un piccolo bar per prendere un caffè. Dai i soldi alla commessa e prendi la tazza con la bevanda. Bevi un sorso e ti rendi conto che la donna è in pericolo. Come fai a saperlo? Aiutami è scritto sulla tazza che ti ha appena dato. Rimani nel bar e ti siedi al tavolo. Vedi un uomo con un impermeabile nero e un cappuccio seduto all'altra estremità della stanza. La ragazza dietro il registratore di cassa lo guarda con diffidenza. Guardi questo visitatore per qualche secondo e ti rendi conto che è un vampiro. Cosa te lo fa pensare? Fuori è notte. Puoi vedere il tuo riflesso nella finestra. Anche l'uomo incappucciato è seduto vicino alla finestra, ma non vi si riflette. È un vampiro. Il caffè ti ha tirato un po' su. Stai camminando lungo la strada, perso nei tuoi pensieri. Per questo non presti attenzione a dei lavori stradali proprio di fronte a te e cadi in una fogna buia. Uff, per fortuna non sei ferito. Riesci a sentire dei rumori a distanza. Accendi la tua torcia e cammini lentamente in avanti. Presto ti imbatti in una gabbia con diverse persone dentro. Sono state catturate e messe in gabbia da uno scienziato pazzo per condurre degli esperimenti. Devi liberare i prigionieri. Ma dove puoi trovare la chiave? Ispeziona il laboratorio. Uno dei barattoli con le sostanze chimiche sullo scaffale ha una chiave all'interno. La tiri fuori e stai per aprire la gabbia, ma improvvisamente compare lo scienziato. Ti dice di non farlo. Le persone all'interno sono in realtà lucertole mutanti. Lo scienziato ammette di aver accidentalmente trasformato dei normali coccodrilli in esseri umani e di essere riuscito a catturarli e a metterli in gabbia. Quando troverai il modo di trasformarli nuovamente in rettili, li lascerà andare. I prigionieri dicono di essere umani e lo scienziato mente. A chi credi? Decidi di non aprire la gabbia. All'interno, accanto alle persone, vedi pezzi di pelle sbiadita e squame. I serpenti e altri rettili cambiano pelle durante la muta. Credi allo scienziato, che ti promette che presto sistemerà tutto. Sei di nuovo in strada, sporca e sgradevole come le fogne. Nelle vicinanze un fulmine colpisce qualcosa. Senti qualcuno urlare e corri in quella direzione. Un ufficio a più piani è in fiamme. Una vecchia signora sta piangendo. Ha lasciato il suo gatto nell'appartamento. I vigili del fuoco potrebbero non salvarlo, quindi decidi di farlo tu. Sali all'ultimo piano usando una vecchia scala antincendio che crolla dopo il tuo passaggio. Fortunatamente riesci a saltare nella finestra. Sei nell'appartamento della vecchia signora. Diverse porte conducono a diverse stanze. Non hai il tempo di controllarle tutte, il fuoco è vicino. Dov'è il gatto? Quella porta è graffiata nella parte inferiore. Sono segni di artigli. Il gatto deve essere lì. Apri la porta e vedi un grosso puma nero. Il fuoco è ovunque, non puoi uscire dall'ingresso principale. C'è una finestra che porta al cortile e una scala antincendio. Dove vai? La scala antincendio è crollata mentre entravi nell'appartamento. Dalla finestra vedi un albero. Ha smesso di piovere, ma è già mattina. Stanco, raggiungi il tuo appartamento. Giri la chiave, apri la porta, entri e ti accorgi che qualcuno è lì. Come l'hai scoperto?
Eri di fretta e hai dimenticato di chiudere la porta mentre uscivi. Qualcuno è entrato e ha chiuso la porta dall'interno, e tu hai dovuto usare la chiave per aprirla. Vedi una sagoma umana in piedi nell'ombra e ti rendi conto che conosci questa persona. Chi è? È la donna che ti ha chiesto di aiutare suo fratello. Indossava un braccialetto rosso. La silhouette ha lo stesso accessorio. Sono venuta per ringraziarti. La porta era aperta, ma tu non eri in casa, dice la donna. Ti chiede quanti enigmi hai risolto quella sera. Ti rendi conto che è il momento di controllare. 03 punti. È presto per te per andare a pattugliare le strade di una città pericolosa e aiutare la gente. Hai bisogno di più esperienza. Fai pratica e risolvi più puzzle logici. 4-8 punti. Non male. Hai risolto più della metà dei tuoi casi. La città te ne è grata. 9-11 punti. Sei uno dei migliori detective della città. Ogni giorno aiuti le persone, ma senti che puoi fare ancora meglio.